Allora ragazzi, comincio con la solita premessa di ogni partita, che si rispetti. Alla luce di quello che è successo ieri sera, ovvero che l'Inter non è una gufata ma è un dato di fatto, è praticamente in semifinale, e poiché il mio stato psicofisico è stato messo duramente alla prova diverse volte quest'anno, soprattutto da gennaio in poi, a me stasera mi va bene qualsiasi risultato, perché se il Napoli ci deve sbattere fuori per poi arrivare in finale, a me sta benissimo. Perché ragazzi, di traumi, di incazzature, di attacchi di panico, di mal di stomaco, ne ho le palle piene questa stagione ragazzi. Non vedo l'ora che questa stagione finisca. Napoli vincerà lo scudetto, qualcuno vincerà la Coppa Italia, qualcuno vincerà la Champions League, sperando che non siano loro, e voltiamo capitolo. Però è anche giusto che stasera ce la godiamo così. Diciamo che la sconfitta, dopo quello che è successo ieri, farebbe meno male del previsto. Giustamente si rende sempre tributo agli avversari, anche quando vengono in casa tua. Quindi laggiù c'è la maglia che avrei anche voluto mettere la partita di campionato di 2 settimane fa, solo che me lo sono dimenticato. Ricordo ormai già lontano quella partita lì ragazzi. È vero che il Napoli è senza attaccanti, però è anche vero che noi davanti non siamo di meno a livello di quantità di problemi. Segnano più loro senza attaccanti che noi con tutti gli attaccanti a disposizione, purtroppo è la verità. Vabbè ragazzi, abbiamo anche il miglior 11, e quindi neanche da dire manca qualcuno. Benasetta il quartista è golosissimo e a Napoli fece benissimo. Elmas falso 9. Attenzione che di solito quelli a cui non daresti mai un euro sono sempre quelli che poi ti arrivano lì e te la butta nel culo. Quindi sempre un occhio di riguardo a certi individui che si aggirano nella tua area di rigore. Inizia qui ragazzi. Se la Champions è la casa del Milan, avete l'opportunità adesso di dimostrarlo. Si occupa in questo momento la posizione proprio di centravanti. Cross è per lui. Fieri l'anticipo. Incredibile. Che cazzo avete fatto là dietro? Già incazzarmi mi fate. Maignan esce a far falle la palla. Meno male è arrivata Delmas e Kvaratskhelia ha calciato addosso a Calabria. Mamma mia, mamma mia. Se l'è cavata il Milan, ma che sia l'ultima, deve essere l'ultima questa. Mamma mia Giroud, che tronco di merda che sei. Krunic l'ha salvata, neanche Calabria. Krunic, di vederlo. E sempre Tomori che sale troppo e perde palla. Vabbè ragazzi, dopo un 4-0 questi giocano col coltello tra i denti ed è anche comprensibile. Questo è un fallo clamoroso di Anghis. E l'ha rifatto! E l'ha rifatto lui! L'ha rifatto Brahim Diaz un'altra volta sullo stesso giocatore. Leo Giroud, mamma mia quanto è lento sto figliolo. È incredibile. Uno contro uno, insiste lui. Kvaratskhelia, attenzione. Deviazione. Destro, angolo. Mamma mia, che cosa ha fatto. Cable proprio non ci ha capito un cazzo. Bennacer, mamma mia, ecco il gol del Napoli. Prova il tiro, gran botta. Megna. Che bolide. Ci sta prendendo a pallate, ragazzi. Ci stanno prendendo a pallate. Noi abbiamo avuto 2 occasioni dove siamo entrati in area e siamo stati puntualmente rimbalzati. Cosa che succede da 154 anni. Che noi arriviamo in area, troppi tocchi, troppi uomini marcati, troppi problemi. Sti qua hanno visto la porta, hanno calciato 2 sinistri secchi. Comunque centrali, comunque Maignan ha fatto, si è visto di meglio da parte sua. Sempre Mario Rui. E comunque sono lì, e sono lì, e recuperano palla, e noi no. Palla ancora in mezzo, il colpo di testa. Oddio! Ancora Di Lorenzo, che ha sempre una scelta. Tra un po' si piega il gol da Di Lorenzo. In questi casi. Mamma mia, Leao ragazzi, inesistente proprio. Sì. Cioè, ma in campo? Chiedo, Lo sa, dai Teo. Fallaccio. Contatto giudicato regolare. Cosa? Regolare. Questo è fallo ragazzi, questo è fallo e giallo. Ma lui va col cross morbido. Zielinski cercava, anzi non era morbido, era sottoterra. Strano, sotto, li fa tutti uguali. Apertura per Leao, vuole il controllo. Leao, vai, non inquadrare. Leao sinistro, fuori. Che occasione.
progressione impressionante. Io non ci voglio. Io vorrei veramente prendere e andarmene via. Io vorrei prendere e andarmene via, ragazzi. Vorrei prendere ed andarmene fottutamente via. Perché non è possibile che questo coglione, perché questo è un coglione, perché Leo è un coglione, si fa 60 metri palla al piede. Vuoi 7-8 milioni? Questo lo devi fare, cazzo. Che testa di cazzo di giocatori di merda che abbiamo. Arrivi a tu per tu col portiere, perché se ci arrivano di loro ti fa gol, caraccio di quel bastardo. E non va davanti. C'è 8 tiri in 26 minuti. Ha fatto Napoli 8 tiri. Ti fai 60 metri per la tete. Se è tu per tu, non c'è nessuno. Cazzo, la palla si spinge in porta. Si spinge in porta. Sto coglione. Ha fatto il fantasma per 25 minuti. Perché non si è visto. Non ha azzeccato un pallone. Non ha fatto uno stop. Non si è inserito. Non ha fatto un cazzo. Che se ci fossi stato io avrei fatto di più. Almeno mi sarei fatto vedere. Mi sarei fatto notare dal pubblico. Ha una palla. Fa una cosa giusta. Manda a puttane tutto. È incredibile. Questo uomo qua è Penelope. Fa e disfa a suo piacimento. È incredibile. Ragazzi, se voi volete andare in semifinale con l'Inter, che ormai c'è già, e giocate così, vi posso tranquillamente assicurare che in confronto la Supercoppa è stato un pareggio. Meret, Leao, fai qualcosa, fai, riscattati, fai qualcosa. Pensa al dribbling, poi va al cross, secondo per Brahim Diaz. Va bene. Un c'è colpo, qua non c'è colpo. Qua non c'è colpo. Qua non c'è colpo. Questo cross, te lo dico io, qua non c'è colpo. Oh, primo giallo, 37 minuti Zielinski. Oh, sì. Non se ne poteva più. Primo giallo. Oh. Brahim Diaz. Brahim Diaz, bravo. 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 C'è Leao aperto. La dai? In ritardo. Ancora in mezzo. E Bennacer! Esma! Sì! Così cazzo! Così fulmina i tre passaggi in porta! Isma! E ancora Brahim Diaz a appoggiarvi le palle in testa! Incredibile! Bello! Oh! Sì! Lozano è qua! Non è qui l'euforia! L'adrenalina! Teo è andato a esultargli in faccia! E Lozano gli ha risposto! Non lo fa? Non lo fa! Allora, se si innervosiscono, tu ne devi approfittare. Cosa che ovviamente non faremo. Che poi no, mi fate incazzare, perché indipendentemente da come finisca, mi fate sti gol qui contro il Napoli. Poi contro l'Empoli non fate un cazzo. Fate 34 tiri di cui 6 in porta. Rafa, non mettere fuori la palla, che c'è il giro in mezzo all'area. Brutto lurido coglione di merda. Cioè, se mi spendete 25 milioni per Brahim Diaz e non me li spendete per un attaccante che sia un attaccante, io vengo a Milano e faccio esplodere una bomba, per forza. Diaz è finito il campo. Deviato, Giroud in mezzo a tre. Giroud prova a girarsi, attenzione. Tonali! Angolo. La prospettiva è bastarda. Lascia Bennacer col sinistro a uscire. Ecco Bennacher! Traversa. Incredibile. Pensavo fosse entrata e uscita, fate voi. Mamma, ha spaccato la porta. Ha spaccato la porta. Il primo tempo, cioè, va anche bene, perché va anche bene. Potremmo essere più concreti, la traversa, però va bene. Cioè, dai, ci siamo. Second half of this match. Inizia il secondo tempo. Da ripetere. Benna, bravo. L'appoggio per Giroud, ragazzi, che oggi è tutto meno che un giocatore di pallone, Giroud. Io, ok, il rinnovo di Giroud, va bene, però ragazzi, cioè ragazzi, il prossimo anno Giroud deve fare quello che fa Righi quest'anno, entrare a partita in corso, titolare per fare turnover, perché ragazzi, vabbè, Righi se ne deve andare a fanculo proprio. Kvaratskhelia, attenzione, vabbè, l'ha depistato. Elmas traversa. Riesce a prolungare, era stato Maignan. Mi devi spiegare Maignan perché eri 4 metri fuori porta. Stavo per prendere un gol vergognoso. Tutto pronto per il cross verso Kim. Kim, bravissimo Maignan.
Bravissimo, bravissimo. Questo poteva essere gol. Lozano, largo in vista. Lozano riesce a metterlo in mezzo. Di Lorenzo. Lozano, Di Lorenzo! Fuori. Col brivido. Ho visto la palla in porta, ragazzi. Anche qua che azione abbiamo fatto fa? Che qua Tomori scivola. Ci mette la schiena a Kier. Madonna. Abbiamo finito il primo tempo con la traversa del 2-0. Brandiaz qua c'è, fallo di Mario Rui. Ormai ci ha preso gusto. Ci ha preso gusto Brandiaz. Grandissimo. Lozano vuole il rigore esattamente come a Napoli. Dai Lozano, buttati un po' di più dato che ci sei, no? Benna, vabbè. Il giallo per Bennasera ormai è un must, lo sappiamo. E non vorrei che Napoli a un certo punto si rassegnasse e puntasse all'1-0 come ci sta a difendere. Perché ragazzi non è un risultato sufficiente. Zelinski è qua la cagata di Calabria. Kvaratskhelia. Bravo, bravo Calabria. Bravo, bravo Kvaratskhelia. Adesso stai zitto. Non guardi l'arbitro perché t'ha soffiato il pallone. T'ha soffiato la palla, stai zitto. Oh, ma com'è che c'hanno sempre palla loro? Oh, Elmas sponda. Elmas Anghisa fuori. Angolo. Proprio di Elmas però, niente calcio. Oh, godo. Teo fallo di Anghisa, giallone. Giallone. Scartino per Di Lorenzo. Di Lorenzo e Anghisa. E Anghisa è giusto così, ragazzi. Quando ti dicono doppio giallo per il Napoli, ma sono due persone diverse. Calabria. Giroud no, Leo, tira, tira, non tira, non tira, non tira quel coglione. Un pallone non facile. Tonali, buono. Si è infilato, mette in mezzo. Mette in mezzo verso chi? È vero, Giroud. La fase offensiva, come dicevamo, ha fatto poco, ma dal punto di vista del... Bellissimo. Ovviamente domenica, ragazzi, a Bologna non vinceremo. Vabbè, oh, si è diffidato Krunic. C'è di punizione Napoli. Ci se ne fa una ragione, eh. Teo Hernandez arriva. Teo Anghisa. Fuori! Fuori! A casa! A casa! A casa! A casa Anghisa! E che cazzo fai così? A casa! 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 Salemakers, c'è Rafa. Salemakers, oh, non la passa, non la passa. Fa tutto da solo. Lo stava per rifare, non ci credo. Rafa, Rafa. Venibile, mette in mezzo. La mette in mezzo proprio per Zielinski, eh. Krunic. Gira. Dai ragazzi, il 2-0 qua però è d'obbligo. Cioè, ma pare che non lo vogliate fare apposta. Ci state prendendo per il culo. Kim, salta anche Kim la gara di ritorno. Qua si fa tosta, ragazzi. Qua si fa tosta. Rebic, non lo voglio, cazzo. Fuori Zielinski, Kvaratskhelia. Ragazzi, hanno fatto uscire Kvaratskhelia, dai. Cioè, tu veramente a questo punto mi metti nella posizione di maledirti se non fai il 2-0. Ecco, Giroud che va a recuperare la palla e Rebic che gli va a dar fastidio. Sei un giocatore fastidioso. Sabato te l'ho ripetuto per 90 minuti e te lo ripeterò finché non finisce questa partita, che sei fastidioso. Coetano Teo Hernandez. Io sborro per te, Teo Hernandez. Io sborro per te. Ecco la sua forza. Mi seguo in diretta per te, Teo Hernandez. Oh. Ecco Rebic fa un fallo, 86 minuti, inutile. Rebic mi fa smadonnare. Politano va a andare sull'esterno, passa il pallone di Lorenzo Maignan. Grande occasione. Madonna, ma non si possono concedere queste occasioni sull'1-0 in 11 contro 10. Non si possono concedere. Mamma mia Rebic, non aggancia il pallone per fare il contropiede. La reazione del Napoli con l'uomo in meno, parte un cross teso dentro testa. Che occasione clamorosa. Ma perché? Clamorosa. Troppo si beve gol da Oliveira. Ma perché ragazzi? Ma mi spiegate perché? Mi spieghi perché è entrato Rebic? Che ha fatto fallo e ha svirgolato la palla. Facciamo solo a zero. Leao destro. Vabbè, vabbè, io mi rifiuto. Mi rifiuto. Mi rifiuto. Mi rifiuto. Calabria, dai, ultima chance, dai. Salmakers. Fischia adesso, no. E invece non c'è. Va bene, va bene. C'è qua la partita. Va bene. Padre Tempo opera in silenzio. Padre Tempo opera in silenzio. Con chi esulta ai sorteggi. Ci vediamo tra una settimana. Noi ci vediamo sabato per Bologna-Milan, dove sicuramente faremo una figura di merda, però vabbè.